Buonasera, ovviamente rientrato da Torino, ovviamente ascoltate un po' ascoltate un po' di commenti, un po' di vostri commenti sul mio video. Me ne è piaciuto uno, una domanda in cui si chiede, secondo me, qual è stato il gol che influirà di più sull'autostima, sullo sviluppo di un calciatore, insomma sulla crescita di un calciatore. C'è chi ha risposto quello della Salernitana perché ha fatto venire il sangue agli occhi a tutti e poi indubbiamente quello di Miretti. Sono d'accordo. Sì, il gol della Salernitana per come naturalmente è arrivato effettivamente ha immediatamente provocato la reazione della Juventus. Era anche naturale che fosse così perché sono venuto praticamente al primo minuto. Però è lì che si è vista la compattezza, no? Della squadra, cioè hanno reagito immediatamente senza essere precipitosi, senza essere precipitosi. Cosa vuol dire? Che questa squadra sta lentamente o gradualmente, meglio, non lentamente, ma gradualmente maturando. Sta gradualmente maturando. Ed è questo un passo molto importante. Questa squadra formata da tanti giovani. Pensate che Nonge ieri è stato il 30° giocatore della Next Gen a esordire in prima squadra. E questo vi dà un'altra idea ben precisa di quanto sia stato importante creare questo serbatoio. Diceva bene il mio collega Barillà della stampa, che sentivo oggi Radio Sportiva. Ricalcava più o meno, insomma, quello che ci stiamo dicendo da qualche giorno sull'effetto che avere una squadra del genere può avere sull'abolizione del decreto crescita. E giustamente lui diceva: avere la Next Gen, faceva notare come esempio pratico, ti dà per esempio questa duplice possibilità: investire su un tuo giovane, portarlo avanti, portarlo allo sviluppo completo e magari averlo a tua disposizione per un sacco di anni. E al tempo stesso sfruttare, tra virgolette, economicamente un altro giovane per cederlo e creare un tesoretto. Faceva l'esempio di Yıldız e di Sulé. Sulé che adesso ha una valutazione tra i 25 e i 30 milioni, ma fossero anche 20, sarebbe una plusvalenza molto importante, la plusvalenza molto importante, perché le plusvalenze si possono fare. È stato scoperto dopo. Dopo è stato detto no, Solini, io faccio fatica, poi, quando sento parlare di plusvalenza io poi faccio fatica a stare zitto. Comunque, crea una plusvalenza importante che puoi investire sul mercato. Questo cosa ti permette di fare? La Next Gen si rifornisce presso altri settori giovanili oppure fa crescere coloro che partono dalla primavera o che partono dal basso. Primavera e poi energia, ti permette di creare un ciclo di giocatori selezionati di un certo valore tecnico e ovviamente che poi acquisiscono ovviamente un valore proporzionalmente economico consono alle loro capacità e alle leggi di mercato e tu crei un ciclo con giocatori tuoi. Con giocatori tuoi. È chiaro che per creare un ciclo ci vuole del tempo, è naturale che ci voglia della pazienza, però poi i frutti li vedi. Allora, se vuoi tutto subito, fai come l'Inter. L'Inter cosa fa? Prende giocatori navigati, importanti, magari verso fine carriera, ma ancora in grado di garantire un determinato rendimento. Esempio Mkhitaryan, che avrebbe detto che correva ancora così sto giocatore. Ok, quando sono finiti però non hai niente di tuo, non hai niente di tuo. Devi sempre andare a cercare quel qualcosa in più e per finanziarti devi vendere giocatori forti come ha fatto recentemente. Poi magari vinci subito, nell'immediato vinci, ma se imbrocchi il ciclo sbagliato, cioè se non riesci a operare questo ciclo fondato su giocatori in scadenza di contratto, eccetera. Poi non vinci per anni. Chi ragiona come la Juve si crea un serbatoio di calciatori a ciclo continuo
che vanno ad affermarsi dal punto di vista tecnico, altri vanno ad affermarsi anche dal punto di vista economico, ti finanzi il serbatoio che sta sotto la Next Gen e continui a sfornare i calciatori e hai meno necessità di andare sul mercato e fare delle grosse operazioni, l'ultima come quella di Vlahovic per esempio, no? Perché i giocatori te li crei tu. Ragazzi, non, cioè, si scopre l'acqua calda, è il concetto della cantera che aveva una volta il Barcellona e che ha tuttora il Barcellona, che ha il Real Madrid, cioè tutte le grandi società hanno sempre avuto un grosso serbatoio dalle giovanili, ok? Poi è ovvio che lo vai ad integrare anche con giocatori di un certo livello, ma la Juve in questo momento non può permettersi di andare a comprare giocatori di altissimo livello, non può più fare un'operazione alla Vlahovic. Adesso. Tra qualche anno, o anche molto prima, tra un anno, tra due, non lo so, ci sarà anche l'entrata della Champions, accanto a coloro che verranno portati su gradualmente, ci potrà essere il grande investimento su un calciatore nemmeno troppo avanti con l'età, perché se no butti via i soldi, ma comunque già abbastanza affermato. Credo di essermi spiegato, se non mi sono spiegato fatemelo sapere. Questa è stata la bravura della società Juventus, di investire su un progetto di giovani che naturalmente non può garantirti nell'immediato di ottenere dei risultati, oppure se li ottieni ovviamente hai avuto anche un insieme di circostanze, anche fortunate, perché no, che ti hanno portato anche a vincere subito. Ma non è così che funziona. Ci vuole pazienza. Vi devo delle precisazioni su Huijsen, che andrà in prestito secco, oneroso 700.000 euro, e quindi tornerà poi alla Juve alla fine della stagione, mentre Cherubini della Roma, questo Luigi Cherubini, va a titolo definitivo alla Juventus. Poi vediamo naturalmente come si comporterà Huijsen, che campionato farà, magari alla fine della stagione la Roma dice vabbè, parliamone, e allora lì cominci a monetizzare anche su un altro giocatore. Uno che si fa la cantera, io poi so come molti la pensano, vorrebbe tenerseli tutti, no? Adesso sono forti perché li dai via. No, è quel discorso che vi facevo prima. Una parte te li tieni e una parte ti garantiscono un tesoretto che vai ad investire o su nuovi giovani talenti da crescere o in parte anche sulle acquisizioni future. Ma non ti arrivano dal cielo 100 milioni, o meglio, sì, l'anno prossimo magari sì, con la Champions. Però ci vuole il suo tempo poi per amministrare, perché poi questi 100 milioni serviranno magari anche per altre cose, perché la Juve in Champions ci andrà, ovviamente. Altre operazioni. Diallo, sì, Diallo, c'è effettivamente un forte interesse della Juventus, che sarebbe pronta a bloccarlo subito in vista di giugno. Poi però di mercato parleremo altre volte. Vi dovevo un minutino su Rugani. Devo dire che è stato molto onesto umanamente con se stesso e con gli altri. Sì, la rabbia ce l'ho dentro, ce l'ho, è come se ce l'ho, ma era umano che ce l'avesse, era impossibile che accettasse tutto così passivamente dentro di lui. All'esterno sì, dentro di lui no. Però questo fa di lui una grandissima persona, lasciatemelo dire. Un giorno si incazzerà, forse secondo me non succede nemmeno, perché la sua indole di bravo ragazzo, come ha detto lui, andrà a prevalere quasi certamente su tutto il resto. Di conseguenza io mi aspetto che Daniele possa continuare questa sua avventura, questa sua vita nella Juventus, anche perché si rivela un giocatore preziosissimo. Per il resto, che dire? Basta, mi fermo qua, mi fermo qua. Ci sarebbe un argomento un po' particolare, ma non c'entra niente con quello che ci stiamo dicendo adesso. C'entra con la vita, con i ricordi e con il senso dell'amicizia, con il senso della profondità. E si chiama Gianluca Vialli, che ci ha lasciato praticamente un anno fa. Farò qualcosa su di lui, seguitemi sui social e va bene, per stasera la chiudiamo qua. Ciao ragazzi.